Grazie a tutti i giornalisti intervenuti in questa giornata solenne per noi familiari delle vittime Covid. Volevo solo dire che il nostro silenzio è solo un silenzio di facciata che si limita solo alla giornata di oggi. È un silenzio che ha accompagnato la politica, le istituzioni e la magistratura in questi 2 anni di pandemia qui in Molise. Noi da domani continueremo a gran voce a chiedere giustizia perché le tante morti lo chiedono perché noi sappiamo che ci sono i responsabili precisi. Tante morti si potevano evitare, ma soprattutto potevano essere almeno fatte in modo dignitoso, cosa che qui in Molise non è avvenuta.